Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi siamo al secondo appuntamento della nostra rubrica Sognare di viaggiare in Calabria. Come al solito ci sono io Brunella, la mia socia Valeria, e oggi diciamo, parliamo con una nostra guida abilitata, Alessandra Sganga, con cui lavoriamo anche da diverso tempo e sempre noi la consideriamo come tutti i nostri diciamo collaboratori, una compagna di viaggio. Con Alessandra stamattina, cioè oggi insomma stamattina parleremo di Civita e delle Vaglie per concludere questo periodo appunto pasquale. E Alessandra, allora, che cosa ci Innanzitutto racconti di buongiorno a questo voi e piccolo a borgo nel centro del Parco del Pollino? tutti. Sì, assolutamente. Oggi parleremo di questo meraviglioso borgo incastonato tra le rocce, uno dei tanti del Parco Nazionale del Pollino. In particolare, ci addentreremo virtualmente all'interno di questo borgo che rientra nel club dei borghi più belli d'Italia. Civita, appunto, e come tanti altri borghi della Calabria, non tantissimi in realtà, ha origini albanesi. Infatti, Civita è una delle più antiche comunità albanesi, non solo della Calabria, ma del sud Italia in generale. Ed è qui che riusciamo ad intravedere dall'alto questo abitato che si divide tra il rione Magazzene e il rione Sant'Antonio, tra l'abitato più antico. Più recente e che si sviluppa su questo costone roccioso protetto dalla Timpa del Demanio, quella montagna che si vede sulla sinistra. Ed è qui che ci addentriamo proprio all'interno dei vicoli di questo borgo che presenta delle caratteristiche uniche, infatti viene definito il Borgo delle Sette Meraviglie, ed è questa già una di queste meraviglie. Vediamo la chiesa di Santa Maria Assunta che presenta all'interno l'iconostasi, questa parete divisoria che divide la zona riservata al papas, al sacerdote di rito greco-ortodosso, dalla zona riservata invece ai fedeli che si ritrovano nella navata centrale. Ed è qui che ritroviamo alcuni elementi tipici di questo rito cattolico, appunto greco-ortodosso, che in realtà presenta appunto delle differenze. Vediamo che sono presenti diverse icone che rappresentano la Vergine Theotokos, ma qui in realtà già riusciamo ad osservare anche altre meraviglie di questo meraviglioso borgo, come queste case parlanti, queste case Codra che ricordano la pittura del grande artista Ibrahim Codra che visitò l'abitato di Civita. E al di sopra di queste piccole abitazioni riusciamo anche a notare i comignoli che sono una delle tante meraviglie di questo borgo. In realtà in questa zona si ritrovano i comignoli più moderni, ma nella zona più antica ve ne sono veramente alcuni particolarissimi. Ogni casa, Alessandra, quindi ha un suo comignolo particolare, diverso. Che cosa rappresentano questi comignoli? In realtà hanno diverse forme, alcuni hanno delle anforette, altri dei piccoli galli, dipende. Poi è una tipicità di ogni famiglia, infatti rappresentava quasi uno status symbol della famiglia, quindi chi aveva più possibilità economiche aveva un comignolo più ricco e più decorato. Qui riusciamo ad apprezzare l'abitato di Civita e soprattutto anche la piazza principale che raccoglie un po' i signori più anziani del borgo che solitamente si riuniscono intorno a questa fontana che presenta, come notate, anche delle maschere antropomorfe, delle maschere che appunto ci mostrano anche dei visi. Ed è proprio qui, in questa piazza, che solitamente si svolgono dei riti particolari che concludono la Settimana Santa in Calabria. Stiamo parlando delle valli, che sono delle danze tipiche che vogliono omaggiare e ricordare il grande eroe Giorgio Castellota Skanderbeg, che salvò l'Albania dall'attacco dei turchi. Ed è proprio qui che, non solo a Civita, ma anche nel piccolo borgo di Frascineto, che si trova non molto lontano dall'abitato di Civita, si svolgono queste cerimonie meravigliose e che consistono in alcune danze, in alcuni canti che sono appunto proprio nella lingua originale in albanese, come già osserviamo in queste fotografie. E
e si propagano nelle strade dei piccoli borghi albanesi. Qui ma vediamo, sono... scusami Alessandra, che anche i bambini, quindi già da piccoli vengono... Esattamente, sì, vengono tramandate le tradizioni, come non solo la lingua, ma anche i costumi, perché un tempo le donne vestivano questi costumi tipici albanesi, fatti con raso, seta, preziosissimi, ricamati con appunto in oro, ma in realtà adesso è una tradizione che si mantiene solamente in queste festività pasquali, e che comunque fortunatamente cerca di omaggiare sempre l'Albania in generale, questo grande principe albanese Giorgio Kastriota. Infatti questi canti, queste danze vogliono essere un inno alla libertà dell'Albania, che fu appunto salvata da questo grande eroe. È particolare perché le donne si tengono non per mano ma attraverso questi fazzoletti bianchi. Infatti nelle fotografie Alessandra si nota questo particolare che non si prendono invece vengono uniti da questi fazzoletti bianchi e tra l'altro non ballano solo le donne ma anche gli uomini. Questi uomini vestiti sempre in costume in realtà cercano di ricordare quelle tecniche di tecniche militari che aveva utilizzato lo stesso Skanderbeg per liberare l'Albania dai turchi, quindi sono veramente dei balli molto particolari e suggestivi che ricordano una delle tante manifestazioni presenti nel periodo pasquale in Calabria. Diciamo che con oggi, con il martedì dopo Pasqua, si conclude un po' quella settimana santa che presenta diversi riti in Pasquale. Questi vestiti sono veramente, diciamo, affascinanti, con questi colori, questi ricami, molto dettagliati. Sono vivacissimi perché comunque vogliono ricordare anche l'allegria, il momento di gioia, di festa, sì, assolutamente, sono preziosissimi e alcuni di questi costumi comunque ancora oggi si possono apprezzare sia nel borgo di Frascineto ma anche nello stesso borgo di Civita, nei diversi musei legati all'antropologia, quindi a ciò che riguarda appunto il territorio, l'uomo in generale, e si conservano alcuni dei costumi più antichi che sono stati fatti. Infatti Alessandra, abbiamo a Frascineto due, diciamo, musei molto importanti e particolari, sia il Museo delle Icone che il Museo cosiddetto delle Bambole. Come mai si chiama così questo museo? Come? Come mai ha questo nome il Museo delle Bambole? A parte il Museo delle Icone. Delle Bambole, sì, assolutamente. Perché si conservano le bambole con i costumi tipici albanesi, quindi questa è la particolarità, osservare queste piccole bamboline di stoffa ma con i costumi tipici delle comunità albanesi presenti in Calabria. Alessandra, è vero che all'interno del Museo delle Bambole i visitatori possono essere anche coinvolti direttamente con il rito della vestizione? Sì, assolutamente, quindi a sua volta loro vengono in qualche modo resi protagonisti e possono trasformarsi in quel momento ed essere vestiti con un abito tipico delle comunità albanesi, perché poi ogni comunità ha il suo vestito tipico che ovviamente presenta dei tratti molto simili come la gonna, la camicia ricca di merletti, il grembiule, il giacchino al di sopra della camicia, ma comunque ognuno di loro, ogni comunità albanese in Calabria ha il suo costume tipico ed è qui che sono presenti le diverse tipologie di abito, le 36 tipologie di abito perché riguardano proprio le 36 comunità albanesi nel nostro territorio regionale. Benissimo, a me preme anche sottolineare il fatto, cioè la presenza di queste popolazioni albanesi all'interno della Calabria che lo rende una terra veramente ricca, ricca di cultura, diversità, diciamo. Sì, assolutamente. Ricordiamo che gli albanesi arrivarono un po' in tutto il sud Italia, ci fu questo esodo dall'Albania verso le regioni del sud Italia intorno al XV secolo, proprio dopo la morte di Giorgio Kastriota Skanderbeg. Purtroppo dopo la sua morte non riuscì più a difendere il territorio, di conseguenza molti albanesi
fuggirono per trovare un riparo, un rifugio, uno scrigno, ed è proprio qui che nel sud Italia si rifugiarono. Ecco perché ancora noi oggi in Calabria custodiamo 36 comunità che in realtà sono dislocate non solo nella provincia di Cosenza, ma nella provincia di Crotone e Catanzaro, ma soprattutto nella nostra provincia ve ne sono diverse nell'area intorno al Parco Nazionale del Pollino. Che poi volevo dire una cosa sola. Hanno ben custodito e conservato sia le loro tradizioni, ma soprattutto la loro lingua. È ancora vita, la lingua naturalmente non moderna, ma insomma... Assolutamente. Infatti è una delle particolarità quello che volevo aggiungere io era questo, cioè che la cosa che mi piace è che questi popoli hanno mantenuto proprio intatte le loro tradizioni, loro tengono tantissimo alle loro tradizioni, alla loro lingua, tant'è che la studiano anche a scuola, se non sbaglio. Assolutamente sì, è un po' come anche il greco antico, ancora oggi gli albanesi cercano, preservano questa antichissima lingua che è una delle nostre minoranze etnolinguistiche riconosciute comunque dal Ministero, quindi è una delle nostre eccellenze. Che arricchiscono la nostra Calabria anche. Assolutamente, la rendono ancora di più un gioiello da scoprire, quindi vi invitiamo a venire in Calabria per scoprire Civita, Frascinetto e gli altri borghi del Pollino. Benissimo, con questa, diciamo, questo invito così accogliente da parte di Alessandra con il suo bellissimo sorriso, noi vi salutiamo e vi aspettiamo al prossimo appuntamento. Un abbraccio a tutti e buona continuazione. Arrivederci, ciao Valeria, ciao Alessandra. Ciao Valeria, grazie a voi per avermi invitata, grazie. Grazie a te.